Ciao e benvenuto. Oggi ti faccio vedere come ho realizzato Mr. Cosplay. È la mia prima mascotte, ho studiato molto e nonostante sia una sarta esperta e sia molto avanti anche nella realizzazione di borse e accessori, devo dirti la verità che fare mascotte peluche non è così semplice come sembra. Quindi bisogna conoscere un paio di tecniche, bisogna fare un paio di tentativi e poi è tutto possibile. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te, The Italian Way to Make Cosplay. E sul mio canale trovi un sacco di informazioni per realizzare cosplay fantastici. Ma adesso passiamo alla realizzazione di Mr. Cosplay. Allora, la prima cosa che ho fatto è stata prendere i siti di chi fa mascotte e peluche e analizzarli. Ho cercato dei PDF che potessi scaricare gratuitamente con l'autorizzazione e me li sono studiati. Questo perché la modellistica per peluche rispetto alla modellistica per persone è molto diversa, quindi diciamo che ci sono delle cose a cui bisogna fare attenzione in maniera diversa. Una volta studiati, mi sono creata il mio cartamodello personalissimo per Mr. Cosplay e poi sono andata a realizzare una cosa incredibile. No, non è incredibile, è quello che bisogna sempre fare, ovvero la tela. No, da quest'altro lato. Ciao, Mr. Cosplay. Questo è il primissimo Mr. Cosplay che. Sì, ce le ha tutte e tre le folline, però come vedi c'è qualche errorino iniziale e anche le orecchie qui non c'è verso che stiano come dovrebbero stare. Allora, una volta che ho montato la tela, che ho capito come montarla, i passaggi, come fare i tagli, che ho progettato la parte posteriore, e questo ti spiego tra poco perché l'ho lasciata aperta. Poi sono andata a correggere tutte le parti in cui avevo troppo tessuto, quindi la parte dei piedini, la parte del fianco e soprattutto sono andata a correggere questo errore di tensione in maniera tale che il nostro caro Mr. Cosplay fosse perfetto. Cioè, gu guarda la differenza tra questi due fondi, cioè, non c'è paragone. Allora, ora ti racconto ancora di più. Questo qui che ho utilizzato è un panno di lana, bellissimo, morbidissimo, ha un effetto peluscioso per questo pelino leggermente alzato. È bellissimo e, come tutte le cose un po' pelosine, adora attirare qualsiasi cosa e il mio gatto Rogue adora i peluche, quindi Mr. Cosplay deve stare lontano da Rogue. Sì, lasciamo fare il nome. Allora, ho scelto questo tessuto perché a parte è morbido e tutto quanto, perché l'ho trovato della tinta perfetta per fare Mr. Cosplay. Quindi ho deciso di bagnarlo, nonostante sia un panno di lana e sarebbe decisamente meglio non lavarlo ad acqua, a meno di casi eccezionali, come per esempio quando si fa un mantello che vuoi lavare spesso in lavatrice, quindi lavaggio delicati. Allora a quel punto cosa ho fatto? L'ho bagnato in lavatrice senza sapone e senza ammorbidente, come ti dico sempre, e poi l'ho steso all'ombra in maniera tale, steso proprio orizzontale, perché altrimenti la lana tende a tirarsi, a cedere, quindi orizzontale all'ombra, e l'ho messo lì ad asciugare. Questo perché io andrò a lavare il mio caro Mr. Cosplay ogni tanto, e per fare questo ho anche progettato un'apertura posteriore con una cerniera invisibile, con una linguetta che fa sì che l'ovatta che c'è all'interno non mi si incastri all'interno della cerniera. Questo, se vuoi usare questa tecnica, ricordati, è molto importante, perché la prima volta che ti si incastra l'ovatta nella cerniera invisibile è un macello, cioè non ne esci. Quindi io così posso estrarre l'ovatta, andare a lavare separatamente l'ovatta da Mr. Cosplay e anche far sì che Mr. Cosplay si asciughi molto più velocemente. Ma parliamo del tessuto, perché questo tessuto è bello, morbidoso, è fantastico, però è anche un po' rigidino, un po' sostanzioso. Caratteristica che il panno di lana un po' ha, ma io sono andata a utilizzare un adesivo, una flisellina leggermente felpata che praticamente mi ha dato più, lo adesivi sul dietro per vinino e mi ha dato più resistenza. Vedi, questa parte di qua è quella senza adesivo, questa parte di qua invece è quella con. Guarda come si muovono. Questa qui cede molto di più, mentre quest'altra
è molto più rigida, per quanto rigida di una cosa del genere si possa parlare. Diciamo che è più carnosa, è più cicciosa. Termini tecnici. Ok, va bene, detto questo, ti lascio al work in progress di Mr. Cosplay e ci vediamo tra poco. Mi sono trasferita sul tavolo più grande che ho in casa perché l'impresa che sto affrontando non è piccola, quindi sto facendo un po' di cose molto molto carine. Allora, abbiamo un po' di problemi di vuoti e pieni, uno che ha dritto, uno che non ne vuole sapere, insomma, abbiamo un po' da migliorare, però eccoci qua. Ta-da! E se qualcuno si chiedeva se fare pupazzi è semplice, la risposta è no. Ci vuole parecchia pratica, però sono riuscita a fargli anche delle belle zampine così.
Eccoci qua, finalmente è nato Mr. Cosplay. Grazie per essere stato con me e con Mr. Cosplay in questo momento molto importante. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e commenta. E se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti se vuoi conoscere tutte le tecniche per realizzare cosplay spettacolari. Da parte mia e da parte di Mr. Cosplay per oggi è tutto. Mi raccomando, mi trovi su tutte le piattaforme. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te, The Italian Way to Make Cosplay. A presto!